Un'impresa storica, un'impresa davvero clamorosa per la nazionale di Ferdinando De Giorgi. E allora ragazzi, a 2 settimane dal trionfo delle ragazze azzurre a Belgrado contro la Serbia nell'atto finale, ecco ragazzi l'impresa dell'Italia Volley, questa volta maschile. E allora, po 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 po
Siamo noi, i campioni dell'Europa, 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 siamo noi. Dopo la delusione olimpica, dopo la doppia delusione olimpica, prima nel femminile con l'eliminazione 3-0 contro la Serbia, dopo l'eliminazione al tie break contro l'Argentina ai quarti di finale, ecco il settimo trionfo continentale, ecco il trionfo degli azzurri di Ferdinando, di Fefe, De Giorgi al suo esordio nella panchina azzurra dopo il trionfo nel 1989 da giocatore, ecco il trionfo invece da coach, ecco il trionfo in panchina per l'ex allenatore della Lube. Dall'Italia di Gian Lorenzo Blangini, attuale allenatore della Lube, all'ex allenatore proprio della Lube, ragazzi, un'impresa clamorosa, un'impresa davvero stellare per questa giovane Italia, per questi giovani ragazzi che hanno davvero emozionato, perché all'inizio dell'Europeo, all'inizio della spedizione dopo la delusione olimpica, le possibilità di successo erano davvero poche, erano quasi nulle, ma partita dopo partita, successo dopo successo, l'Italia ha raccolto davvero questo risultato davvero straordinario, dal tie break perso ai quarti di finale dell'ultima Olimpiade contro l'Albiceleste, contro l'Argentina, al trionfo questa sera in terra polacca, dal trionfo del 3 settembre 3-0 all'esordio all'Europeo contro la Bielorussia, al successo questa sera contro la Slovenia di Alberto Giuliani, perché questa sera in terra polacca era una finale tra Italia e Slovenia. Da una parte la nazionale azzurra di Ferdinando De Giorgi, dall'altra la Slovenia di Alberto Giuliani. Ragazzi, a 2 settimane dal trionfo delle azzurre, ecco il trionfo dell'Italo Volley maschile. Non ci sono parole, senza Juan Torena, senza Ivan Zaitsev, senza i campioni forse di ieri, ma con i campioni di oggi. Un nome in assoluto, ragazzi, un nome in assoluto, l'MVP del torneo continentale. Stiamo parlando di Simone Giannelli, senza dimenticare ovviamente, ragazzi, Alessandro Micheletto, perché il giocatore di Trento ha fatto la differenza dalla prima partita fino alla finale, fino all'atto conclusivo. MVP quindi, ragazze, Simone Giannelli, ma questo premio di miglior giocatore, secondo il mio punto di vista, doveva essere condiviso assolutamente con Alessandro Micheletto, senza dimenticare il quarto e quinto set di Yuri Romanò, senza dimenticare l'allenatore, colui che ha creato questo progetto vincente, questo progetto di gioventù, questo progetto azzurro,
Ferdinando De Giorgi, l'ex allenatore della Lume, sognando, sognando perché è vicina Parigi 2024, sognando la prossima Olimpiade, sognando il prossimo Mondiale, l'Italia vince il settimo europeo della sua storia. Dal trionfo 16 anni fa a Roma contro la Russia 3-7-2 in quella finale. Dopo le finali perse nel 2011 e nel 2013, l'ultima finale disputata 8 anni fa. Invece, dopo la sconfitta subita nel 2015, la sconfitta subita nel 2019 proprio dalla Slovenia di Alberto Giuliani, un'altra delusione continentale, un'altra delusione in finale all'Europeo per l'allenatore azzurro, che questa volta è andato molto vicino al trionfo continentale. Dopo 2 ore e 25 di grande pallavolo, di grande volley, la Slovenia di Alberto Giuliani deve cedere il passo, deve cedere il titolo continentale all'Italia di Ferdinando De Giorgi. Termina 25-22, 20-25, 25 a 20, 20 a 25 e poi 11 a 15 con l'errore a servizio e il trionfo, la gioia azzurra in terra polacca per Simone Giannelli, per Fabio Balasso, per Gianluca Galassi, per Riccardo Sbertoli, per Yuri Romanò, per Simone Anzani, per Alessandro Micheletto, per Daniele Lavia, per Alessandro Piccinelli, per Fabio Ricci, per Giulio Pinali, per Lorenzo Cortesia, per Francesco Recine ed infine Mattia Bottolo, un gruppo di gioventù senza star di ieri, ma con le star di domani. Ragazzi, l'Italia di Ferdinando De Giorgi è campione d'Europa. L'Italia di Ferdinando De Giorgi ha riscritto la storia del volley. A due settimane dal trionfo di Belgrado con l'Italia del volley femminile, grande protagonista grazie a Paola Egonu. Ragazzi, l'Italia con un MVP davvero incredibile, anzi con un duo MVP incredibile, batte la Slovenia di Alberto Giuliani e vince l'Europeo a 16 anni di distanza. E quindi, ragazzi, po, 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 po,
Siamo noi, i campioni dell'Europa, siamo noi, i campioni dell'Europa, siamo noi. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.